Benvenuti alla video recensione del nuovo iPod Apple. Come potete vedere è identico all'iPhone, tranne che è meno spesso, non ha la fotocamera e non si può chiamare con la dual SIM. Nella confezione troviamo l'iPod, le cuffie con il jack di 2,5 e il cavo dati. Accendiamo. Cosa molto sgradevole nell'iPod è che l'accensione è molto lenta, e questa è davvero una cosa molto sgradevole. Sotto troviamo l'entrata del cavo dati e l'entrata del jack 2,5. In alto troviamo il tasto di blocco, spegnimento e accensione dello schermo. Da parte il volume, i tasti del volume. Davanti troviamo il tasto home e dietro l'antenna della rete wifi, perché l'iPod può andare su internet con una rete wifi. Ecco qui, è molto veloce negli input che gli diamo, anche se non ha ancora lo schermo retina. Come abbiamo detto prima, non può chiamare con una dual SIM, però può chiamare con Skype. Infatti se si ha una connessione una connessione wifi e un credito Skype, si può chiamare i telefoni di casa e i cellulari. Cosa molto sgradevole è anche che non ha un microfono interno, e quindi bisogna comprare un microfono esterno per parlare con le altre persone su Skype. Ha un altoparlante interno. Questo è il volume massimo. Facendo due clic sul tasto, riapriamo la schermata della musica. E identico è anche quando è bloccato. Due clic e ecco qui la schermata della musica. Le applicazioni che si scaricano da App Store sono alcune gratis e alcune a pagamento. Per esempio Skype è gratis, o anche Google Earth. Per esempio alcuni giochi, per esempio questi qui, sono a pagamento. Le applicazioni che troviamo già nell'iPod sono l'App Store, poi c'è la posta elettronica, poi c'è YouTube, in cui si possono vedere perfettamente i video. Scusate che non c'è una connessione adesso, lo connetto subito. Ecco qui. È molto scomodo da tenere in mano, quello ve lo posso proprio dire. Ecco qua, vedete, proprio YouTube. Abbiamo un'applicazione che è anche Nike più iPod, in cui a chi piace correre può mettere un sensore nella scarpa, così che quando corre l'iPod vi dice la distanza che state percorrendo, la velocità e molte altre cose. Vedete? Se qui potete sentire la musica intanto che correte. Cammina per attivare il sensore. Vedete? Il sensore però non è incluso nella confezione. Se come abbiamo detto prima, non ha una fotocamera e videocamera, però se voi andate su internet, ha una connessione molto veloce e va molto veloce anche su internet. Se voi andate su internet, per esempio adesso apriamo
telefonino.net. Vi piace come è fatto telefonino.net? Volete rileggerlo senza tornare su internet? Magari avete problemi per tornare su internet o roba del genere? È molto semplice. Non può fare foto, però può fare foto internamente. Cosa vuol dire? Che fa la foto delle cose che state vedendo sullo schermo. Basta schiacciare il tasto blocco e il tasto home. Ecco fatta la foto. Si va su immagini, su foto salvate. Ecco qui la nostra foto. Ed ecco qua la foto che abbiamo appena fatto. Vedete, è proprio identica. Con due semplici dita si può ingrandire perfettamente per vedere la scrittura più grande, perché ha problemi di vista anche, ma anche perché è molto difficile vedere la scritta così, cioè è difficile da leggere. Internet si può anche girare da sul lato, vedete, come l'iPhone. Altre applicazioni, c'è il meteo, la borsa, la memo vocali, però vedete, come sempre non c'è il microfono, quindi è una cavolata. Altro niente, tutto qui. Ci vediamo alla prossima puntata delle mie video recensioni con il nuovo LG Smart.